tuo spirito. Sorelle e fratelli, iniziamo la celebrazione questa Santa Eucaristia in onore del Patriarca San Giuseppe con sentimenti di grande devozione per questo santo e anche patrono della città e di questa chiesa in particolare, chiedendo proprio a lui che ci renda devoti. Thank you.
allora, affidiamo nella preghiera al Signore questa realtà, che al di là di quello che si vede è importante anche per quello che l'ha prodotta, che l'ha preparata, cioè incontri di persone, impegno, gioia, comunicazione, socializzazione. Queste cose non sono visibili, ma sono le cose, cioè non sono visibili in questo momento, ci sono stati, ma sono le cose che quello che adesso benediciamo rappresentano. Bisogna conservarle queste tradizioni, sono estremamente importanti. Sono nate per i poveri, e allora non erano 16, chissà quanti erano, ahimè. Meno male che ce ne sono di meno, ma forse non li raggiungiamo tutti quelli che ci sono, chi lo sa. Comunque, meno male ce ne sono di meno, però conservare sempre questa volontà, disponibilità verso gli altri è importante. E proprio questo vogliamo raccomandare al Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, preghiamo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Noi ti glorifichiamo, Dio nostro Padre, per Gesù Cristo tuo Figlio, che ha benedetto i 5 pani nel deserto e li ha moltiplicati per nutrire la folla affamata. Tu che in questo giorno di festa ci hai riuniti intorno alla tua mensa per spezzare con noi il pane della parola e della vita eterna, fa che impariamo a condividere anche il pane terreno per gustare la gioia di un'autentica fraternità. Allode e gloria del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.